In questo video vado ad aprire una collezione Urshifu V pluricolpo o colpo rapido, come preferite. Andiamo! Ciao a tutti ragazzi, io sono Davide e vi do il benvenuto al canale. Finalmente stili di lotta è fra noi, perciò vi invito a mettere un bel like a questo video e iscrivetevi al canale, perché questo è soltanto il primo video di una serie dedicata a spacchettamenti di stili di lotta. Oggi andiamo ad aprire una collezione Urshifu V pluricolpo o colpo rapido e senza perdere altro tempo andiamo a spacchettare. Bene ragazzi, siamo in postazione, perciò andiamo ad aprire il nostro prodotto. Vediamo, all'interno troviamo, come possiamo vedere, un paio di promo. Quindi, tiriamo fuori prima le nostre carte promozionali. Abbiamo un Rapid Strike Urshifu V, perciò un Urshifu V pluricolpo, colpo rapido. Molto carino, molto molto carino l'artwork. E poi abbiamo un'energia, colpo rapido o pluricolpo. Questa è veramente bella ragazzi, veramente bella, e credo che dal punto di vista del meta competitivo questa carta la vedremo parecchio. Abbiamo anche la versione Jumbo, quindi oversize, del nostro Urshifu V pluricolpo. Poi abbiamo ben 4 pacchetti. E questi 4 pacchetti sono due pacchetti di stili di lotta, un Darkness Ablaze, ovvero Fiamme Oscure, e un Crimson Invasion, che non so per quale motivo l'hanno ficcato in questo tipo di collezione, però si vede che gli avanzava a The Pokémon Company. Cominciamo a spacchettare proprio da Crimson Invasion, che probabilmente è quello che ci interessa un po' meno. Ecco il codice. Penso che per Crimson Invasion sono 4 carte dal back. 1, 2, 3. Buttiamo l'energia? Sì. Okamo, Sea of Nothingness, Diggersby, Mincino, Numel, Swinub, Swablu, Spoink, un Crodant Reverse Holo e un Oranguru Regular Rare. Poi andiamo al nostro Darkness Ablaze, trovassimo il Charizard VMAX avremmo già svoltato la serata. Ecco il codice. Poi 1, 2, 3 e buttiamo l'energia. Energia fuoco, sia un segno. Relicant, Yelhorn, Ursaring, molto carino. Sentret, Larvesta, Morialu, Toxel, un Reverse Holo Pampur e un Lugia. Wow! Un Lugia in più non fa mai male, non riesco a metterlo fuori. Eccolo qua, molto bello questo Lugia. E adesso il pezzo forte, i nostri pacchetti di stile di lotta. Ragazzi, se trovo l'art alternativa di Tyranitar, sarei la persona più contenta del mondo stasera. Ecco il codice. 1, 2, 3. Buttiamo l'energia. Firo, Grumpy, Single Strike Scroll of War, Onix, Mawile, Cherubi, Pachirisu, Kimchenko, un Reverse Holo Luxio. Oh, Tyranitar V! Non la versione
alternativa, ma questa è una gran carta, ragazzi. Wow, guarda che artwork. È bellissima questa carta. Ragazzi, sono andato veramente, veramente vicino al mio Tyranitar nella versione art alternativa. Wow, gran bella carta. Gran bella carta. Sono veramente avvicinato. Un bel colpo, devo dire. Altro codice. 1, 2, 3. Buffiamo l'energia. Sidra, Weeping Bell, Exp Share, Flameow, Galarian Slowpoke, Yumper, Murkrow, Salandit, Galarian Mr. Rhyme e un Boltund. Bene, diciamo che ragazzi, questo Tyranitar V ha veramente ripagato il costo del biglietto, come si suol dire. Perciò sono parecchio soddisfatto, un Tyranitar V veramente, sono soltanto due pacchetti di stili di lotta, non potevo chiedere tanto altro. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a mettere un subscribe al mio canale e un like a questo video e ci vediamo alla prossima.